Come aprire un conto aziendale. Quindi vediamo un attimo in questo video brevemente cosa è un conto aziendale, perché ci serve e quando è necessario e quali sono le migliori alternative sul mercato. Quindi facciamo un attimo brevemente un recap perché abbiamo bisogno di un conto aziendale. Beh, brevemente, so che a qualcuno di voi questo potrà risultare appunto scontato, mentre per altri totalmente no. Quindi molto brevemente, molto per inciso. Un conto aziendale è un conto intestato alla nostra azienda, quindi titolare del conto, beneficiario, quando si fa il bonifico, è azienda X, quindi Mario Rossi SRL. Perché? Perché appunto è intestato alla persona giuridica e non alla persona fisica, quindi vi è una distinzione di patrimonio. Il patrimonio è diviso tra la persona giuridica e la persona fisica. Perché? Perché quando entra il bonifico a livello aziendale, noi facciamo fattura. I nostri clienti ci pagano a livello aziendale, quindi ci pagano su Mario Rossi SRL. Che succede? Che finché i soldi sono in quel conto bancario, quindi finché noi non stacchiamo un dividendo da quello e lo passiamo alla nostra Mario Rossi normale, quindi non Mario Rossi SRL, quindi noi non paghiamo un tot di tasse sul dividendo, quindi paghiamo le tasse solo sul profitto aziendale e non sul dividendo. Quindi questo entriamo in un discorso molto complesso, quello della tassazione. Non voglio entrare nel merito, però è importante avere proprio per questo un conto corrente intestato alla nostra azienda. Perché? Perché si ottimizza il carico fiscale, perché per legge deve essere così, perché non abbiamo bisogno di battere fattura da un conto corrente aziendale e i nostri clienti devono pagarci da quello. Quindi questo è molto importante. Poi in generale chiunque opera online ha bisogno di un conto corrente aziendale, perché le varie piattaforme, ora mi vengono in mente magari Seller Central per quanto riguarda Amazon, o le varie Fiverr, Upwork, insomma tutte queste diciamo piattaforme online hanno bisogno, appunto necessitano, ci chiedono un conto corrente intestato alla nostra azienda. Grazie al cielo oramai diciamo le varie piattaforme, i vari business online si sono evoluti per evitare appunto le frodi o le evasioni, quindi ovviamente ci chiedono un conto corrente che non sia intestato a noi ma alla nostra azienda, quindi questo è molto importante. E questo per esperienza lo so, perché generalmente vi iniziano a chiudere le varie piattaforme nel momento in cui non rispettate questa cosa. Quindi è molto importante sia a livello fiscale sia a livello proprio di, anche a livello psicologico, no? Perché dobbiamo iniziare a distinguere il nostro patrimonio da quello dell'azienda. Quindi noi non siamo l'azienda, ricordiamocelo sempre. Ora, vediamo un attimo le varie opzioni. Ora, ci sono tante opzioni. Sì, potremmo aprire noi un conto corrente a livello aziendale nel mercato classico, no? Però ovviamente, quindi potremmo andare banalmente in banca, nella Popolare di qualcosa, nella Unicredit, nella Intesa San Paolo, e chiedere banalmente un conto corrente aziendale. Quindi possiamo lì fornire tutti i documenti di cui abbiamo bisogno, quindi cosa l'azienda fa, per chi lo fa, quali sono i suoi clienti, magari se ha anche altri banchi, altri estratto conti bancari, se li ha, o insomma tutti i dati aziendale, le vostre invoice e tutto, e a quel punto vi aprono il conto. Ora, realmente questa sarebbe la teoria, nella pratica è molto 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 difficile e lungo farsi aprire un conto corrente aziendale, sia che sia in qualsiasi banco, ecco, non vi sono banche che siano escluse da questa tiritera, cioè sia che sia una banca italiana, pensiamo alla Unicredit, alla Intesa San Paolo, sia che sia una banca estera, anzi vi dirò, spesso le banche estere sono molto più complesse. Chi di voi ha vissuto negli Emirati Arabi come sottoscritto sa che è davvero un casino e vi chiederò un deposito minimo che è insomma, varia intorno ai 50.000 euro. Stessa cosa, vi chiedono depositi molto ingenti in qualsiasi anche banca italiana, no? Per non parlare anche di banche europee, insomma, vi chiedono depositi incredibilmente alti che magari voi all'inizio non avete. In generale, tutta una serie di documenti e può passare anche un mese o due prima che vi aprano un conto corrente aziendale. Follia, diciamo. Grazie al cielo, diciamo, viviamo nell'epoca delle fintech, nell'epoca delle banche online e si può fare davvero tanto e potete ottimizzare veramente tantissimo i tempi. Quindi vediamo un attimo nel dettaglio quali sono le migliori opzioni. Come ho detto, poi a un certo livello, ecco, quando superate magari delle cifre molto importanti, ecco, se avete 1 milione, ecco, non vi consiglio di tenere 1 milione o mezzo milione in una fintech. Perché? Perché sono ovviamente fintech, diciamo, anche se spesso magari, come vedremo, il vostro capitale è sempre garantito. Non vale la pena, ecco, è meglio sempre essere più sicuri magari di vederle per più fintech o cose che io raccomando, poi a quel punto staccarsi i dividendi e mettersi su banche tradizionali o anche lì, oppure magari banche tradizionali intestate alla vostra azienda, però quello magari è un livello un po' più alto. Quando iniziate avete bisogno di essere flessibili, rapidi e non perdere tempo. Quindi vediamo brevemente, ecco, una delle opzioni che vedo spesso in giro, anzi,
Partiamo praticamente con la migliore, quella che per me è soltanto la migliore, che è Wise. Quindi questo è un conto che ho appena aperto, diciamo, fittizio ovviamente. Veramente Wise secondo me è la piattaforma migliore in assoluto perché vi dà tantissime opzioni ed ha un costo veramente molto molto basso. Parliamo veramente di 19 euro in questo caso per aprire un conto e anzi all'inizio era tutto gratis, quindi vi è stato un attimo uno shift, però sì, vi chiedono questa fees che è una one time fees, quindi pagate una volta 19 euro per aprire un conto multivaluta, quindi vediamo in questo caso. Quindi in questo caso vediamo subito che vi dà l'intestazione dell'azienda, Amanti & Co.UK in questo caso, vi dà il BIC, vi dà l'IBAN e l'indirizzo appunto della banca che, diciamo, loro si appoggiano a una banca belga originale, quindi una banca fisica belga. Qual è la differenza tra Wise e altre piattaforme? Ora vediamo, faccio un esempio banale, qui la stessa cosa in USD, poi se voi avete bisogno di altre valute, ecco che in un attimo subito l'aprite, qui vedete. Vi dà subito il routing number, il numero di conto e così via. Poi se abbiamo bisogno di altre valute, quindi dobbiamo ad esempio ricevere bonifici per quanto riguarda diciamo, alcuni pagamenti, ecco, abbiamo clienti magari dagli Emirati che ci vogliono pagare in dirham, ecco che noi possiamo subito aprire un conto in dirham, quindi open. In questo caso mettiamo il nome e poi mettiamo appunto la currency ed è fatta, quindi molto semplice. Scegliamo la currency e impostiamo. In un attimo abbiamo appunto il nostro IBAN intestato alla nostra azienda. Questo per una cifra ridicola di 19 euro che si paga una volta e basta. Almeno questo fino al momento in cui stiamo registrando questo video. Quando io aprii il conto su Wise, il primo aziendale, nemmeno vi era questa fees, quindi pensate un po'. Loro si sono esposti tantissimo e sono diventati praticamente i leader nel settore. Ora, quello che è importante è quello che veramente differenzia Wise da altre piattaforme. Un tempo erano meglio conosciuti come TransferWise, ora hanno un attimo abbreviato. Loro sono una compagnia, un'azienda estone, se non sbaglio, però all'inizio erano, anzi all'inizio forse erano britanniche, però sono estone, hanno spostato forse dopo la Brexit. Però in generale, qual è la differenza principale tra Wise e altre piattaforme? Che i vostri denari, i vostri soldi, sono realmente custoditi in delle banche tradizionali. Quindi Wise ha delle partnership con diverse banche locali a seconda appunto dell'Iban, quindi in questo caso i nostri soldi sono realmente depositati su un conto a Bruxelles in questo caso. Quindi qual è la cosa importante? Che nel caso di frodi, nel caso di qualsiasi inceppo, no? Qualsiasi appunto di blocco, congelamento di beni, comunque i nostri soldi sono al sicuro in una banca belga tradizionale, quindi non sono in una fintech così a caso, cioè se domani Wise scoppia in aria per uno scandalo, mi viene in mente, e succedono queste cose, no? Pensa a quello che è successo a Wirecard e così via, dove tutti i conti erano stati congelati e così via. Ecco, in questo caso comunque noi abbiamo la sicurezza che i nostri soldi sono dentro una banca tradizionale, quindi una banca che ha in pancia miliardi e che ha una stabilità, una storia, un track record centenario. Quindi parliamo bene che è qualcosa di molto più solido in questo caso rispetto ad altre fintech che magari mettono tutti i loro soldi in pancia. E nel momento in cui magari queste fintech esplodono per uno scandalo, una frode, ecco che riavere i soldi indietro è un po' più complicato, mentre Wise dà molte molte più sicurezze, senza appunto dimenticare che tutti i conti correnti, diciamo, dei vari appunto stati europei, diciamo, hanno questa garanzia, diciamo, di intorno ai 100.000 dollari, scusate, 100.000 euro di capitale assicurato, quindi in caso di fallimento della banca o qualsiasi cosa, comunque vi è un capitale assicurato minimo di 100.000 euro, questo in generale vale per tutte le banche europee. Un'altra, ecco, ora vorrei un attimo farvi vedere, ecco, una contrapposizione che è davvero interessante, anzi, prima finiamo di guardare un attimo Wise, qui vediamo appunto che vi dà la possibilità anche di avere delle carta aziendale, che è qualcosa di davvero molto poco scontato, cioè non è molto facile avere una carta aziendale a costo zero, ve la mandano a casa, quindi incredibile, molto molto interessante, e potete spendere i soldi alla carta aziendale. Questo dà anche una sorta di ottimizzazione fiscale, quando sappiamo, ecco, non è perfettamente lecito in alcuni casi, ovviamente non potete spendere tutto con la carta aziendale, però vi sono alcune spese che è possibile detrarre e vi sono tutta una serie di criteri fiscali per cui appunto molte spese possono essere detratte. Ecco, vi sono alcuni paesi, mi vengono in mente ad esempio gli Stati Uniti, dove è possibile davvero detrarre tutto dalla carta aziendale, pensiamo ad esempio a il carburante della macchina, intestata appunto all'azienda o anche magari la spesa aziendale e così via. Ecco, in alcuni paesi come magari gli Stati Uniti questa è una cosa molto
comune, oltre che essere molto pratica, perché comunque siamo un'ottimizzazione fiscale. In Italia è possibile trarre un po' meno, però sicuramente avere una carta aziendale è qualcosa che serve molto, è qualcosa di molto utile. È davvero, per una banca tradizionale, darvi una carta aziendale è davvero molto complesso. Però non parliamo appunto di carte di credito aziendali, quello già sarebbe ancora molto molto più proibitivo. Però già Wise vi dà questa opzione ed è davvero immediata, vi dà una visa e vi dà tutta una serie di vantaggi legati a questa. Quindi vediamo appunto, potete spendere in oltre 150 valute, prelevare dagli sportelli bancari in tutto il mondo, ricevere notifiche istantanee, vabbè, converti automaticamente e inizi a spendere istantaneamente. Poi Wise ha un cambio di valuta che è davvero uno dei migliori al mondo. Quindi è prossimo allo zero, quindi avete davvero pochissime fees. Non avete appunto le costi di transazione, quindi i costi per bonifico sono intorno ai 20 centesimi, in alcuni casi tra Wise e Wise sono praticamente zero. Quindi davvero è ottima, straconsiglio. Tutti i bonifici arrivano nel giro di pochi minuti, quindi davvero vi dà bonifici istantanei per 20 centesimi o in alcuni casi anche zero. Quindi di cosa stiamo parlando? Vediamo, qui vi dà anche la possibilità appunto di bills, quindi di pagare appunto le varie bills, come dice. Vediamo, qui appunto vi dà la possibilità anche di delle bills, quindi di pagare appunto le bollette in questo caso, in italiano. Poi i recipients, quindi vi dà appunto la possibilità di dividere il vostro patrimonio e dividerlo anche con dei pagamenti già programmati. Quindi inserire il vostro team, quindi il vostro team ha degli accessi illimitati al conto, questo è molto interessante. Ci sono anche dei referrals che potete fare. Se non sbaglio, qui vi è anche un'opzione molto interessante su Manage. Possiamo vedere tutte le varie opzioni, quindi potete dare gli account details, potete cambiare in qualsiasi momento. Diciamo, tra l'altro, Wise dà una prova del conto, uno statement dove vengono indicati tutti i dati, quindi molto 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 completo. Potete vendere appunto potete inserire ovviamente anche dei limiti di controllo, quindi sapete che dopo un tot la carta non passa più, o anche magari dopo un tot di bonifici, diciamo, si ferma, vi sono appunto dei limiti di sicurezza. Abbiamo dei ad hoc diretti che si possono fare, cosa non scontata, diverse piattaforme non lo fanno online. Poi ovviamente possiamo schedulare dei transfers, quindi appunto dei bonifici appunto schedulati, programmati. Poi possiamo anche appunto delle autoconversion, quindi sappiamo che a un certo limite, diciamo, di valuta raggiunta, poi vi è una autoconversione, quindi sappiamo che se l'euro-dollaro ad esempio raggiunge un tot di livello di scambio, magari 1 a 2, impossibile, magari 1 a 1.2, ecco, in questo caso automaticamente cambia la valuta, quindi ottimo davvero per anche lì risparmiare anche su questo genere di commissioni. Poi abbiamo tutta una serie di cose, abbiamo delle integrazioni appunto con le varie piattaforme, come qui abbiamo Xero, Free Agent e così via. Quindi davvero, secondo me, la migliore soluzione. Poi, diciamo, lui, Wise, quando voi aprite il conto, vi apre automaticamente un conto anche personale, quindi è molto facile anche lì poi staccarsi i dividendi, perché tra Wise e Wise appunto abbiamo detto sono zero, quindi le commissioni, quindi automaticamente vi entrano i soldi, e se volete appunto poi passare il livello personale ve li passate ed è praticamente istantaneo il bonifico, oltre che veramente praticamente a costo zero, quindi straconsigliata Wise. Ora, se questo è il top di mercato e in generale dove io metterei tutti i miei soldi a livello aziendale, non tutti, però diciamo che se avessi più di 1 milione probabilmente lo metterei in una banca fisica, però o comunque me lo staccherei, probabilmente quello che non c'è la maggior parte delle volte faccio, quindi poi mi stacco i dividendi io. Però è questa una cosa che consiglio: a un certo punto poi staccatevi i dividendi, è importante. All'inizio potete reinvestire sempre nell'azienda, però a un certo punto dovete anche maturare e staccarvi i dividendi. Però vediamo un attimo qua. In generale vi lascio comunque il link affiliato su Wise. Se non sbaglio avete anche un bonus per chi si iscrive, di non so quanti euro, però intanto ve lo lascio. Passiamo un attimo a vedere Pioneer. Ora, io sono scioccato, davvero, perché su YouTube sta pienissimo di gente che elogia Pioneer. Ecco, come vedete Pioneer è integrato con molte altre piattaforme, vediamo sempre qui Google, Crossover, Airbnb, è integrato con Upwork, Fiverr, quindi ha tantissima integrazione a Pioneer. Davvero, addirittura con Amazon Seller Central hanno una partnership molto particolare, quindi i conti che voi inserite con Pioneer sono verificati praticamente in modo istantaneo, quindi da questo punto di vista, ecco, Pioneer, chapeau, davvero molto, molto molto ben integrato. Però Pioneer fa schifo. Ora, io sono scioccato veramente da quantità di youtuber, di gente che
convinta, insomma, promuove questo prodotto. Ora, loro davvero, ho visto diverse interviste anche online di, insomma, di referenti di Pioneer, loro che si promuovono come conto free, conto gratis, insomma, una roba del genere. E promuovono, diciamo, il fatto che loro hanno delle fees bassissime, delle commissioni bassissime rispetto a altri prodotti sul mercato. A parte il fatto che vi ho appena dimostrato che Wise ha praticamente commissioni pari a zero quasi. Però, davvero, Pioneer è scioccante. Un conto che io pago una commissione di 20 centesimi per un bonifico o di 19 euro per aprire il conto e basta solo una volta. Un conto che Pioneer, qui vediamo il resoconto di tutti i costi, mi chieda il 2% su ogni transazione. 2% di ogni transazione, quindi trasferenza o bonifico, quindi in generale questa cosa, o addirittura il 3% per quanto riguarda le spese su carta. Quindi facciamo un esempio pratico, cioè se io spendo 1000 euro me ne vengono tolti 30, cioè 30 euro devo pagarli di commissione, ma che senso ha, mi scusate? E questo me lo promette con un conto che sia fintech innovativo e tutto, cioè 30 euro di commissione su 1000 euro. Su un banale 1000 euro, cioè a me è capitato veramente di spenderne 10.000 e pagare 300 euro di commissioni, cioè 300 euro di commissioni su Pioneer. Ma stiamo scherzando? Cioè, è obiettivamente ridicolo come costi. Cioè, se pensate che su Pioneer spendendo 10.000 euro ne pagherei 300 di commissioni, mentre su Wise ne pagherei 20 centesimi. Cioè, loro, questi signori, si promuovono come conto innovativo, zero costi e così via. Ora sì, chapeau che mettono tutti i costi qui in bella evidenza, però poverini per chi non capisce nulla, cioè poverini per chi non ha la pazienza di leggere. Per cui vediamo qui benissimo subito, addirittura sugli importi, gli addebiti diretti addirittura non sono nemmeno supportati, cioè quindi perché? Perché sono molto furbi, perché l'addebito diretto non gli costerebbe, diciamo, non avrebbe un costo sulla transazione, mentre loro vogliono, diciamo, marginare ovunque, cioè praticamente ci sono tantissimi, tantissimi costi nascosti che se voi non vi prendete la briga di andare a controllare, cioè vedete su Wise praticamente il costo di conversione è praticamente zero, cioè quasi zero, addirittura su Revolut è completamente zero, Revolut è molto utile anche per il business, dopo ve la mostro, mentre qui vi è il 2%, cioè se semplicemente voglio passare da 10.000 dollari a 10.000 sterline, io pagherei 300 dollari, cioè semplicemente per il fatto che voglio convertirli, cioè che è assurdo, cioè, no? Obiettivamente, cioè, questi signori si promuovono come gratuiti. A parte il fatto che l'interfaccia secondo me è davvero brutta. Sì, vabbè, ha tantissime integrazioni, specialmente magari per chi fa Amazon o Kindle Publishing, è molto semplice e immediato, però io non lo farei davvero perché, sinceramente, ecco, pagare tante commissioni a questo punto preferisco avere la sicurezza di una banca tradizionale, sì che magari ha magari anche meno commissioni, però almeno mi dà più sicurezza che una fintech, personalmente. Ovviamente anche più servizi, cioè per me è assurdo che non mi faccia nemmeno fare un addebito diretto sul conto. O che mi chiede il 3% per avere la carta. Cioè per ogni transazione sulla carta io dovrei pagare il 3%, cioè assurdo, no? Pensate a chi di voi fa trading, automaticamente c'ha, a parte da un meno 3%, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Beh, sinceramente, abbastanza bocciata. Questa davvero pochi la conoscono, Yumi, quindi Yumi è praticamente una fintech nuova, ha origini UK se non sbaglio, ed è molto interessante, a livello di costi è davvero una delle più competitive. La sto iniziando a provare, quindi davvero non ho tutto questo storico di tracking personalmente, però Yumi ha una storia davvero unica. Yumi è una carta, oltre che una banca principalmente, di queste fintech appunto, che è stata creata appunto da gente che fa business online per gente che fa business online, quindi è davvero il top all'avanguardia. Vi dà appunto tutta una serie di vantaggi, oltre integrazioni, a livello di integrazioni, se non sbaglio qui si vede, è integrata davvero con tutto, sia con Google Ads, sia con PayPal, Stripe, vedete qui, cioè qualsiasi cosa, Revolut, insomma c'è davvero di tutto, è super integrata e per chi fa business online è molto flessibile, le carte Yumi sono davvero tra le più accettate. Oltre a darmi una carta di personale di debito, vi danno anche una carta, scusate, personale aziendale, appunto di debito, vi danno anche addirittura una carta di credito aziendale, ovviamente ci vuole un po' per richiederla, però davvero è molta roba, cioè pensate che per qualsiasi business online avere una carta di credito aziendale è molto molto difficile. Carta di credito, per chi non lo sapesse, la banca tra virgolette anticipa i soldi per voi,
Quindi per chi fa ads è incredibilmente utile, senza contare che vi dà addirittura anche un cashback che per i primi mesi si tratta appunto di 2% attualmente, fino ad arrivare a un 1% stabile. Quindi per chi fa, mettiamo appunto caso, ads online, è davvero incredibile, no? Perché avete un 1% su dei soldi che spendereste comunque. Quindi anche meglio di alcune carte come la Amex e così via, perché in realtà vi dà più. Cioè, io ho anche la Amex, sì, a livello personale è molto utile, però comunque Swim Rewards, diciamo forse Uni, è quella che davvero batte tutti. Ovviamente è una fintech di ultima generazione, quindi un track record più basso, però si tratta comunque di una piattaforma che è integrata con qualsiasi cosa. Per la mia esperienza sembra molto interessante, magari nei prossimi mesi farò una recensione più aggiornata, però al momento l'ho davvero consigliata. Potete vedere i costi sono veramente molto bassi, io ho qui pricing, hanno diversi piani, tra cui si parte anche dal gratuito ovviamente, e davvero, vedete qui, apparentemente questo è tutto gratis, quindi hanno la carta di credito gratis, quindi abbiamo la possibilità di creare più virtual visa, quindi ovviamente per chi fa ads online questo è molto utile, avere più di una carta. Le varie valute, ti dà USD, GBP o euro gratuiti, i pagamenti sono gratuiti totalmente, quindi zero commissioni, i bonifici sono istantanei e gratuiti, abbiamo gli ATM che possono appunto prelevare, come appunto Wise in questo caso. Vedete qui, è tantissimo, diciamo tutto gratis, potete scegliere una Visa, una Mastercard gratis, 1% di cashback illimitato, quindi davvero è una piattaforma fatta per chi fa business online, no? Chi è abituato a fare tanti soldi su ads, quindi spende tantissimo su ads, immaginiamo a piacere avere un 1%, visto che comunque sicuramente chi fa dropshipping o chi fa e-commerce in generale spende tanto in ads, è molto piacevole avere un 1% così sulla carta aziendale, quindi molto interessante. Passiamo invece a Revolut Business. Revolut sicuramente è una soluzione molto interessante. Ora, personalmente io ho la carta di Revolut tradizionale, quindi personale, non ho mai provato quella business, ho appena fatto richiesta, quindi ci vorrà un poco per averlo. Già, il fatto che vi chiede un poco l'accesso abbastanza, ecco, vi chiede un attimo in realtà di accedere tramite email, poi si fa automaticamente un logout, però fondamentalmente Revolut Business vi dà la possibilità di avere tutti i benefici della carta tradizionale Revolut, quindi però applicata al business. Quindi in questo caso avete un conto aziendale, ci vuole un po' per verificarlo, vi danno tutti i documenti, però in generale è molto molto interessante. Vi consiglio di fare Revolut, sì, personalmente è una delle carte che raccomando, perché? Perché vi dà gli stessi vantaggi della Revolut tradizionale. Io personalmente la uso come giro conto a livello personale, però anche a livello di business sembra molto interessante. Qui vedete la mia applicazione è appunto in fase di revisione, però possiamo vedere appunto che vi dà la possibilità di distinguere tra le bills, quindi le invoice, poi vi dà appunto i rewards, vi dà alcuni rewards che possono essere interessanti per alcuni di voi, però in generale vi dà appunto sì la possibilità di creare dei vari portafogli, di dividere i soldi appunto che vi arrivano, quindi mettere appunto dei pagamenti programmati, e avere appunto il vantaggio del Revolut principale qual è? È appunto quello di avere il cambio valuta a costo zero e i bonifici istantanei. Quindi niente male sicuramente, però ecco, se dovessi essere sincero, forse la soluzione che reputo la migliore è ancora quella di Wise, perché? Perché probabilmente per una questione di sicurezza, una questione di track record, Revolut sicuramente è una delle migliori, per chi vuole un'alternativa a Wise sicuramente consiglio Revolut, perché ha un track record maggiore, banalmente per questo. Cioè Wise ha un track record probabilmente uno storico, ecco, più grande di tutto, ovviamente la fintech che al momento è la più grande in assoluto, è una banca a tutti gli effetti. Veramente ne vale molto la pena. Revolut negli anni si è imposta a livello di conti personali e recentemente sta un attimo sfondando anche a livello di business, quindi anche a livello di conti aziendali. Personalmente ecco, sono una delle migliori sicuramente queste due, Revolut e Wise, ve li consiglio. Payoneer assolutamente no, cioè personalmente sono commissioni incredibili, personalmente guarda qui cioè mi verrebbe a dire una cosa un po' cattiva, io personalmente vi ho lasciato una recensione molto brutta su Trustpilot, che ovviamente qui non si vede, perché qui si mettono da soli 5 stelle, visto che è il loro sito. Se cercate io non ho lasciato una stella molto brutta. Però davvero, cioè, chiedere il 3% sulle carte è assurdo, chiedere il 2% su illimitato, cioè, personalmente è un poco anacronistico, no? Pensando alla competizione, cioè quello che c'è a livello di competizione. Solo magari...
So che magari ecco so che ora magari con questo video mi farò nemici gli amici di Pioneer, però purtroppo è così, diciamo. Sono abbastanza sincero in questo, cioè secondo me chiedere il 2% su transazione quando ci sono, o sul cambio valuta il 2%, quando c'è Revolut o Wise che te lo fanno praticamente a costo zero, Revolut parliamo proprio di zero e Wise ti chiede 20 centesimi, cioè parliamo davvero di qualcosa di ridicolo se a mio avviso. Quindi sicuramente Pioneer bocciata. Uni ve lo consiglio al momento sì, forse non come conto dove stanziare troppo denaro, come molto come conto circolante dell'azienda e poi magari stoccare i soldi magari su TransferWise o piuttosto che su Wise, scusate, oppure piuttosto che Revolut, che hanno uno storico maggiore. Yumi è più una fintech che è stata appena lanciata, però mi sembra molto interessante, promette molto bene. Oppure magari usare Wise o Revolut, siete più tradizionali, e poi appunto stoccare i soldi su un conto aziendale fisico di una banca fisica. Personalmente Wise secondo me è molto molto sicuro come conto. Ho parlato ovviamente hanno un customer service che è migliore anche rispetto a chiunque altro. Cioè se il Revolut è praticamente impossibile, cioè molto buono il Revolut, ma è impossibile magari parlare con qualcuno al telefono. Cioè questa banca Revolut è una fintech che è molto semplice, cioè in realtà non hanno proprio un customer service vocale, mentre se voi volete parlare su Wise vi rispondono in tempo zero, avete il vostro conto, avete scusate, il vostro membership number, basta che lo date all'assistente che vi risponde e davvero avete la massima assistenza, tra l'altro hanno un'assistenza in praticamente tutte le lingue possibili e immaginabili, quindi dall'italiano allo spagnolo, inglese. È una cosa molto interessante che quando magari il customer service italiano è chiuso, io chiamo dal punto di vista inglese e rispondono quasi sempre. Quindi è davvero la migliore, personalmente, Wise ve la consiglio. Revolut sì, secondo me va bene, io personalmente lo uso come conto circolante aziendale, però non metto tutti i miei soldi qui e in generale preferisco Wise, sia per uno storico maggiore, sia a livello di customer service è molto meglio, e anche a livello di struttura aziendale, secondo me sono molto più strutturati, oltre a fatturare molti più miliardi rispetto alla Revolut, che tra l'altro è un'entità sì, che è consolidata, però comunque ancora un paio d'anni, comunque 3, 4, 5 anni, che in questo mondo sono veramente un'eternità, però imparagonabile a Wise, che è, insomma, già più di un decennio che è sul mercato. Quindi questo è quello che vi consiglio io. Insomma, vedete un po' voi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, qual è il vostro conto aziendale, qual usate. Trovate i link in affiliati, personalmente vi lascio quello di Wise che penso sia il migliore, probabilmente quello di Revolut. Nada, a presto!